Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Gradinata, il classico appuntamento del sabato sera su Rete 8 Sport. Questa settimana puntata più che speciale, puntata davvero d'eccellenza in tutti i sensi, perché vi racconteremo da bordo campo e non solo le emozioni della finalissima di Coppa Italia di eccellenza tra il Real Giulianova ed il Chieti. E noi siamo qui al Leonardo Petruzzi con i tifosi che stanno già arrivando, le squadre che sono all'interno dello spogliatoio del Petruzzi di Città Sant'Angelo, che naturalmente si stanno preparando fisicamente ma soprattutto psicologicamente a questo importantissimo match che potrebbe aprire non solo la bacheca di una delle due società per mettere dentro appunto questo prestigioso trofeo, ma anche e soprattutto aprire le porte verso la quarta serie per chi delle due non dovesse raggiungere la prima posizione in campionato. E allora, con la nostra Maria Carannante, seguiteci perché entreremo dentro al Petruzzi di Città Sant'Angelo ad ascoltare, a sentire, a percepire le emozioni di questa finalissima. Ci vediamo tra poco. Buon pomeriggio a Ezio Memmo, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo. Dopo le polemiche, vicepresidente, fortunatamente si comincia a giocare. Penso che sia la cosa più importante ed è quello che ci interessa, il calcio giocato. Abbiamo di fronte due grosse società e quindi per noi oggi è un giorno di festa e chiaramente pensiamo solo a questo. Sotto l'aspetto organizzativo tutto si svolge nel migliore dei modi, c'è una cornice di pubblico già importante, naturalmente l'orario un po' penalizza, però insomma devo dire che sugli spalti per ora ci sono bei colori, già sono partiti dei cori, gli spottò che ci stanno bene sempre. Vede qualcosa che non va oppure possiamo confermare anche dalla sua voce che è tutto regolare? Assolutamente tutto regolare, quindi ringraziamo le forze dell'ordine che hanno fatto un lavoro sicuramente eccelso, hanno organizzato benissimo diciamo quella che è la parte iniziale. Ringraziamo la società che ci ospita perché chiaramente ha fatto anch'essa un ottimo lavoro e a questo punto penso che quello che si voleva, gli spalti comunque gremiti di colori, di persone che comunque stanno arrivando, di tifosi, ed è l'importante che rimane poi, come dicevamo prima, lo sfottò sportivo, quindi che rimanga limitato a questo, e quindi per noi è già sicuramente questo un obiettivo importante. Anche perché questa può essere la cartolina e soprattutto il biglietto da visita del calcio abruzzese nei confronti delle altre regioni e non solo, quindi un'occasione da sfruttare appieno, immagino. Assolutamente sì, anche perché ricordiamo che colui che vince diciamo la Coppa Italia regionale accede alla fase nazionale e nella fase nazionale c'è l'accesso addirittura alla Serie D, quindi sicuramente questo dà importanza non solo all'evento regionale ma anche a quello nazionale, e credo e penso che l'Abruzzo, come ha sempre fatto negli ultimi anni, ha dimostrato il valore delle proprie società sul campo ma anche fuori dalla stessa regione, e quindi è arrivata sempre in alto, quindi la speranza è quella che anche quest'anno o il Chieti o il Giulianova possa arrivare all'obiettivo finale, che è quella della conquista della Serie D. Benissimo, e allora abbiamo ascoltato un rappresentante della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo, e che rappresentante, perché le parole sono state quelle del vicepresidente vicario Enzo Memmo, e a lui naturalmente auguriamo buona partita, sperando, come per ora sta accadendo, che la situazione sia tranquilla e che sia solo calcio e soprattutto calcio spettacolo. Con Attilio Piccioni, mister, in condizioni ottimali sotto l'aspetto fisico e psicologico o c'è qualcosina da correggere? No, vabbè, noi abbiamo Borghetti che manca ed è una mancanza importante, un'assenza importante. Poi è normale, giocare a distanza di 3 giorni, penso che non saremo al 100% né noi né il Chieti, insomma, siamo tutti e due nella stessa condizione. Però c'è da giocarla, siamo stati bravi ad arrivarci e dobbiamo cercare di dare il 100% di quello che abbiamo. È la finale più giusta per quello che si è visto durante il percorso della Coppa Italia, non tanto per quello che è stata la stagione regolare di eccellenza,
o poteva scapparci qualche sorpresina? Ma no, se siamo qui è perché tutte e due abbiamo meritato assolutamente, cioè non si arriva, diciamo, a questo punto per caso, perché sia noi che il Chieti abbiamo affrontato tutte le altre squadre, siamo riusciti ad arrivare in finale, quindi ce lo siamo meritato tutte e due. È normale che a questo punto tutte e due vorremmo vincerla, spero di vincerla io, insomma. Una battuta sulla scelta del campo, perché in settimana naturalmente ci sono state tante polemiche, lei sotto questo aspetto come la vede? No, guarda, io non devo entrare, l'ho detto la volta passata, non devo entrare in queste cose, perché c'è una società che pensa a tutto l'aspetto organizzativo e logistico, e quindi io devo pensare alle cose di campo e mi attengo a questo. E allora in bocca al lupo ad Attilio Piccioni, che, lo ripetiamo, tra un'ora sarà in panchina per dirigere i suoi in questa finalissima, importantissima, tra le due regine del campionato di eccellenza, che naturalmente si sfideranno anche in questa finale di Coppa Italia. Un altro ospite, uno dei volti storici e soprattutto una delle voci storiche di Rete 8 Sport, Mario Lauducci, collega di parrucchiere, lo posso dire, colpo di tosse ma non credo sia stato ironico. Mario, che partita sarà, che partita ti aspetti? E se ce lo puoi dare un pronostico? Soprattutto noi siamo anche un po' invidiati per la nostra folta chioma, tra le altre cose. Un pronostico: il Chieti, come tutti sanno, gli manca il pezzo migliore per quanto riguarda il reparto offensivo, un certo Lalli, per farne un nome. Il Giulia Roma, secondo me, è più in forma, c'ha più animosità, visto e considerato le recenti partite vinte in campionato. Il Chieti annaspa un po'. Pronostico. Però potrebbe essere la partita, l'ho chiesto prima a mister Marino, potrebbe essere la partita che a livello psicologico consenta al Chieti di sbloccarsi anche in campionato, cioè riportare a casa questo prestigioso trofeo, potrebbe mettere benzina nelle gambe ma soprattutto nella testa dei neroverdi? Ma certamente, Lorenzo, una prestazione positiva oggi per il Chieti sarebbe veramente salutare per il proseguo del campionato. È una partita secca, è una partita completamente diversa di quello che può essere un incontro di campionato. Staremo a vedere, non posso dire chi sia il vincitore, insomma. Naturalmente poi dare un pronostico è totalmente difficile. Cornice di pubblico interessante, malgrado il tempo non sia troppo clemente, la temperatura non è freddissima, però direi che per i calciatori forse la temperatura è ideale. Che spettacolo ti aspetti, che emozioni ti aspetti? Uno spettacolo come sempre, come l'anno scorso in Ortona, grande pubblico, grande spettacolo, agonistico per ambedue le formazioni, perché ci tengono, sia il Chieti, il Giuliano, di riportarsi a casa questa Coppa Italia, che permetterebbe anche di approdare, certo, in Serie D, anche se poi il percorso il cammino sarebbe molto lungo e tortuoso. Lo porti il cappellino, sì. Io lo porto, ma appena spegniamo microfoni e telecamere lo indossiamo, perché altrimenti non è molto televisivo indossarlo, però naturalmente ognuno ha i suoi difetti e noi i nostri ce li teniamo. Non è un difetto, non è assolutamente un difetto, lo posso dire io. Benissimo, allora grazie a Mario Lauducci, grazie a Maria. Noi abbiamo ascoltato le impressioni di uno degli opinionisti storici di Rete 8 Sport e naturalmente continueremo a girare all'interno del Petruzzi in questo pre-gara per ascoltare le impressioni degli altri protagonisti. Sponda Neroverde, siamo con mister Marino a circa mezz'ora da questa finalissima di Coppa Italia di eccellenza. Mister, la prima domanda a bruciapelo: è il viatico più semplice per arrivare in quarta serie o secondo lei avete le condizioni mentali e fisiche per combattere ancora in campionato? No, ma sappiamo che stiamo dando tutto, tutte queste cose, campionati, non campionati, noi stiamo dando tutto, la squadra ogni partita ci lascia il cuore in campo, secondo me abbiamo qualcosa che ci manca, ma la squadra fino a tutto quello che potrà fare per giocarsi tutte le partite lo farà. Naturalmente domenica dopo domenica gli ostacoli sono sempre maggiori, perché si accorciano le partite nel calendario e rimangono poche opportunità per accorciare rispetto ai giallorossi. Quanta speranza c'è ancora? Ma siamo sempre nel solito discorso, noi siamo una squadra che sta facendo tanto, perché l'organico che abbiamo stiamo facendo tanto, vedo le squadre che incontro la domenica che non hanno organici inferiori ai nostri, forse sono o altri che vanno meno forte o noi che andiamo troppo forte e bisogna fare complimenti a sti ragazzi. Giochiamoci le partite, partita per partita, poi quello che verrà, se Giulianova ha 8 punti in più degli altri qualche motivo c'è, perché sul lungo periodo non esistono fraintendimenti.
non esistono fraintendimenti, quindi se uno ha 8 punti in più significa che è una squadra che in questo momento è superiore agli altri. La partita di oggi dà di più sotto l'aspetto, diciamo così, del riempire la bacheca, o può dare quella spinta a livello psicologico per tutta la stagione? No, è una partita importante perché, come dici tu, dà la possibilità di trovare un'altra strada, però è una partita che comunque cercheremo di fare al massimo. È una partita secca, comunque può succedere di tutto, il campionato lungo è un po' diverso e noi faremo, come penso il Giulianova, il massimo per fare tutto quello che si può fare in tutti i fronti. Benissimo, allora grazie a mister Marino, che lo lasciamo libero perché naturalmente siamo agli sgoccioli di questa finale. In bocca al lupo mister, e noi adesso pian pianino entreremo all'interno del terreno di gioco. Lo ricordo, si gioca al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo, naturalmente campo neutro, campo in discrete condizioni, quasi ottimali, e sicuramente assisteremo ad un match interessante ma soprattutto emozionante. Il direttore generale Mimmo Vernacotola, buon pomeriggio direttore, a pochi istanti da questa finalissima, le sue sensazioni, le sue emozioni e se c'è anche un po' di ansia? Oh, buon pomeriggio anche a voi. No, devo dire che non ho vissuto per niente, insomma, momenti di ansietà nella vigilia, perché comunque queste sono partite che vanno da sole, quindi comunque i ragazzi, sappiamo insomma il valore dei ragazzi, sicuramente hanno disputato, almeno quelli che abbiamo noi nel novero della squadra, insomma nel complesso che abbiamo costruito, è gente che ha effettuato insomma gare importanti nella propria carriera, per cui queste sono partite che poi, vabbè, possono essere decise anche da episodi, ce la giochiamo, l'importante era arrivare qui. Per il percorso verso la Serie D naturalmente conviene vincere il campionato, vista anche la posizione, però questo è anche un ulteriore viatico per cercare di scalare la categoria, ma è questo l'obiettivo principale o è quello di riportare un nuovo trofeo sulla bacheca del Giulianova? Ma noi all'inizio della stagione agonistica avevamo detto che volevamo ben figurare sia in campionato che in coppa, fino adesso l'abbiamo fatto. Poi un ordine di priorità non l'abbiamo stabilito. Certo che il campionato, però, se qualcuno pensa dei nostri che l'abbiamo vinto, non è così, perché mancano 10 partite alla fine, abbiamo delle trasferte insidiose, le altre squadre si sono rafforzate e nelle ultime 10 partite, cioè chi si deve salvare che giocherà alla morte, chi deve vincere farà altrettanto. Quindi dobbiamo giocare fino allo spasimo, fino a quando non abbiamo la matematica certezza di aver vinto. Possiamo strapparle un pronostico oppure Mimmo Vernacotola è uno di quelli scaramantici che vuole tenersi tutto dentro e poi sfogarsi alla fine casomai? Io la ringrazio per la domanda, però ha detto bene, sono scaramantico, preferisco evitare pronostici. Grazie. Benissimo, allora chiudiamo con questa battuta del direttore Vernacotola, a cui naturalmente auguriamo il più grosso in bocca al lupo. Mezz'ora del primo tempo, 0-0 la finalissima, ancora bloccata
sul risultato di partenza tra Real Giulianova e Chieti, l'occasionissima, l'unica per ora, la migliore, sui piedi di Paolo, ma è stato bravissimo Salvatore a sventare in tuffo alla sua sinistra ed evitare così il passivo. Per il resto partita bloccata, molto tattica, ma manca ancora tanto, lo ripeto, siamo alla mezz'ora ed il risultato qui al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo è quello di 0-0. Allora, fine primo tempo 0-0 tra Real Giulianova e Chieti per questa finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. Due occasioni in questo primo tempo, tutte e due sui piedi di Francesco Di Paolo. Allora, che partita è? Beh, sicuramente stiamo disputando un'ottima gara, ho avuto due occasioni, è stato bravo il portiere e spero di fare gol nel secondo tempo. È più difficile la prima occasione o la seconda? Cioè, dove è stato più bravo Salvatore? Beh, penso nella prima occasione è stato più un gesto distinto, perché da pochi metri ho tirato nel nido sotto la traversa ed è stato bravo a respingerla. Perfetto, grazie a Di Paolo che va a riposarsi per un tè caldo. Ripeto, risultato alla fine del primo tempo 0-0 qui al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo tra il Real Giulianova ed il Chieti. Ci sentiamo più tardi. Con Giuseppe Catalli sta per iniziare il secondo tempo di questa finalissima tra Real Giulianova e Chieti, il capitano dei Neroverdi. Partita dura, si sapeva, due occasioni con Di Paolo, una grande risposta, due grandi risposte da parte di Salvatore. Il Chieti che cosa deve fare di più, Giuseppe Catalli? Niente, secondo me dobbiamo continuare così, stiamo facendo un'ottima partita, secondo me equilibrata, loro hanno avuto una palla in più forse di noi dentro l'area, sappiamo che i loro due attaccanti sono bravi, quindi dobbiamo limitarli, cercheremo il secondo tempo di farlo e magari di sfruttare le poche occasioni che ci capita. È questo che vi ha chiesto il mister negli spogliatoi o anche un qualcosa in più sotto l'aspetto dell'impegno agonistico? Ci ha chiesto di vincere e noi cercheremo di tutto per accontentarlo. Grazie a Giuseppe Catalli che sta tornando in campo e allora torniamo a bordo campo per seguire questo secondo tempo. Il risultato, ve lo ripeto, è quello di 0-0 al termine dei primi 45. Ci saranno ancora tantissime emozioni e lo ricordo, in caso di parità tempi supplementari ed eventualmente se anche il risultato di 0-0 rimarrà fermo dopo il 90esimo, calci di rigore. Torniamo in campo. Siamo con Pagliuca, il primo ad uscire dal campo, partita dura, si sapeva, le occasioni migliori però le avete avute voi. Assolutamente sì, cioè, Francesco poteva fare due gol, purtroppo è stato bravo il loro portiere, andiamo avanti, speriamo bene. Avete protestato su quel presunto tocco di mani in aria, come l'hai vista tu? Mani netto. Rosso e rigore, facile il calcio. Benissimo, grazie a Pagliuca, risultato ancora fermo sullo 0-0 qui al Petruzzi di Città Sant'Angelo e noi saremo sempre qui a raccontarvi da bordo campo le emozioni di questa finalissima. Con Giampiero Francia, che partita è, Giampiero? Partita difficile, le finali sono sempre un po' così, tensione alta, però speriamo di portarla a casa. Due buone occasioni con Di Paolo, ma Salvatore davvero ha fatto due miracoli. È stato bravo, sì, abbiamo avuto credo più occasioni noi, è stato anche un rigore, penso palese,
però va bene così, speriamo di vincere adesso. Cosa ci vuole per portare a casa questa coppa? Niente, determinazione, cattiveria e la porteremo a casa. Benissimo, grazie a Giampiero Francia che va a riposarsi in panchina. Buona la sua prestazione, ma davvero c'è ancora tanto, tanto da giocare, tanto da combattere in questi ultimi minuti della finalissima. I primi 90 minuti sono finiti ed è terminato sullo 0-0 questo incontro, e allora ci saranno i tempi supplementari per decidere chi alzerà la Coppa Italia di eccellenza ed eventualmente, lo ricordiamo, ci saranno anche i calci di rigore. Noi adesso entreremo in campo per cercare di intercettare i protagonisti che otterranno qualche minuto di riposo prima di ripartire per i due tempi da 15 dei supplementari. Tutto pronto per i due tempi supplementari, eventualmente, lo ripeto, ci saranno i calci di rigore per designare, decretare la vincitrice di questa Coppa Italia di eccellenza. Leggermente claudicante bomber Romano Tozzi Borsoi per il Giulianova, ghiaccio sulla coscia ma regolarmente in campo per l'inizio di questo primo tempo supplementare. Con Margarita che ha appena abbandonato il terreno di gioco al suo posto Bordoni, adesso ci vuole più testa, ci vogliono più gambe o qualcosa in più? Ma sicuramente ci vuole più cuore, quindi sapevamo che era una battaglia, ci teniamo tantissimo a questa sfida, vogliamo regalare questa gioia ai nostri tifosi qui presenti in massa. Speriamo bene, dai. Nel pre-gara abbiamo detto più volte, è una sfida che potrebbe mettere benzina nelle gambe ma soprattutto nella testa per il proseguo del campionato. Non è solo un qualcosa da mettere in bacheca, credo. No, è qualcosa di più sicuramente. Noi siamo consapevoli della nostra forza, il Giulianova è una squadra fortissima, ma non siamo qui per fare solo presenza, siamo qui per vincere. Un voto alla tua prestazione? Siamo tutti sufficienti perché, ripeto, giocare oggi non era facile, una battaglia,
e va bene così, dai. Benissimo, buon riposo allora. Grazie a Margarita. Lo ripeto, siamo nel primo tempo supplementare, il risultato è sempre inchiodato e fermo sullo 0-0, ma noi seguiremo tutto il match. Eventualmente, lo ripeto sempre, ci sarà la lotteria dei calci di rigore. Siamo con Ricci, leggermente claudicante, partita durissima, siamo ai supplementari, adesso ci vuole tanto cuore, come diceva Margarita. Sì, ci vuole tantissimo cuore, però penso che siamo all'altezza, siamo un ottimo gruppo, ce la stiamo mettendo tutta, siamo avuto i crampi, però stiamo dando l'anima e questo è il motivo, stiamo dando tutti l'anima. Con Tozzi, Borsoi e Di Paolo lì davanti è veramente dura, poi adesso dalle tue parti anche Vitelli, che tipo di partita è stata? È stata una partita tosta, loro sono tutti attaccanti di altra categoria, la Serie D in su, però noi abbiamo dimostrato di non essere da meno e speriamo di farcela con questo pubblico fantastico. Benissimo, grazie mille, vai a riposarti perché davvero ne hai bisogno. Grazie mille a Ricci, gara che ancora, è appena terminato il primo tempo supplementare, 0-0 ancora il risultato, e allora ancora 15 minuti ulteriori di questi tempi supplementari e poi, lo ripeto ancora una volta, eventualmente ci saranno i calci di rigore. Un nuovo cambio, è uscito Fabio Fuschi. Fabio, stavi benissimo, ma naturalmente si comincia a pensare ai calci di rigore. Vabbè, è normale, la partita è quasi finita, è normale che il mister metta in porta magari quello più bravo sui calci di rigore, anche se il nostro portiere Orsini all'inizio ha fatto benissimo, quindi va bene così. Che partita è stata fino adesso? Ah, io direi che le migliori occasioni le abbiamo avute noi, senza ombra di dubbio, due grosse occasioni con Di Paolo, due grandi interventi del portiere del Chieti, ai punti meritavamo noi, siamo 0-0 ancora, adesso speriamo di giocarcela ai calci di rigore. Ma tu non sei capace di tirarli oppure c'è qualcuno più bravo di te? No, la verità è che ci sono altri più bravi di me, quindi è giusto che li tirano gli altri. Benissimo, in bocca al lupo Fabio Fuschi. E allora abbiamo ascoltato le impressioni di quello che forse sarà l'ultimo cambio, perlomeno per quello che riguarda il Giulianova. Mancano pochi minuti al termine di questo secondo tempo supplementare e poi, come preannunciato da Fabio Fuschi, ci saranno i calci di rigore. Allora sono terminati anche i tempi supplementari e saranno i calci di rigore a decretare la vincitrice di questa Coppa Italia di Eccellenza 2017-2018. Noi adesso, se il direttore di gara ce lo permetterà, entreremo all'interno del terreno di gioco per assistere un po' a quello che sarà l'estrazione, ecco, dei 10 rigoristi che si contenderanno questa Coppa Italia di Eccellenza. Seguiteci. Forza Chieti!
due sorteggi. La prima si sceglie la porta, chi vince sceglie la porta con il secondo Carmine. Chi vince sceglie se tirare con uno o se posso. Testa. Allora, croce, scegliete voi su quale porta. Fuori. Ok. I rigori si tirano di là. Ok. Testa. Dani, devo tirare subito o no? Testa. Allora, si battono di là, scegli tu se cominciare per il secondo. Oh, prima per noi. Tirate voi. Ok, vai. Tirate di là. Dai, prima dai. Loro si tira di là. Dai ragazzi, dai. Giulianova conquista la Coppa Italia di eccellenza 2017-2018 e siamo con chi alzerà il trofeo, il capitano Federico Del Grosso. Che emozione non tirare quel rigore! Un'emozione troppo grande. Io purtroppo non me la sono sentita, ma io ringrazio davvero questi magnifici tifosi, i miei compagni di squadra, il mister, tutti. In primis la società che ci permette comunque di essere sereni e di raggiungere questi risultati. Durante i supplementari quella sostituzione tra Abate e Orsini che io in quel momento non ho capito, però ora l'ho capito perché ha fatto quel cambio. Sì,
bicchiere! Sì, perché l'anno scorso Abate è stato protagonista con lo sportore, forse anche un po' di scaramanzia. Il mister ha voluto ripetere questa scelta, che poi abbiamo due portieri fantastici, quindi a parte tutto è una vittoria bellissima. Alzare la coppa per la seconda volta di seguito per me è un'emozione indescrivibile, perché comunque è la mia città e ci tengo in particolare. Tu un messaggio a chi tornerà a casa un po' più triste rispetto a voi lo puoi mandare, perché in quella squadra ci hai giocato, nel Chieti, e sicuramente l'applauso iniziale ha messo un po' i brividi, ti ha dato tanta emozione. E allora che cosa vuoi dire adesso a quei ragazzi che sono lì e che torneranno a casa un po' più tristi? Ma io innanzitutto ringrazio i tifosi del Chieti perché mi hanno applaudito, perché comunque ho trascorso 2 anni a Chieti fantastici. Purtroppo mi dispiace, perché mi dispiace per come si perde, perché il calcio di rigore sicuramente non è il modo migliore per perdere una gara. Comunque tanto di cappello al Chieti, perché comunque ci ha messo anche in difficoltà, è stata una bella partita, però purtroppo, ecco, ai rigori chi ha più freddezza vince. Mi dispiace, però ora ti toccherà alzare la coppa, l'ultima fatica, ma una fatica piacevole. Sì, certo, ok, grazie. E allora complimenti a Federico Del Grosso, capitano giallorosso, che lo ricordiamo tra qualche minuto alzerà il trofeo. Noi naturalmente resteremo qui all'interno del terreno del Petruzzi di Città Sant'Angelo per seguire non solo la premiazione ma anche e soprattutto la festa del Real Giulianova. Eccoci all'interno del Petruzzi di Città Sant'Angelo con il direttore Mimmo Vernacotolo e il presidente Luciano Bartolini. Presidente, l'ennesimo trofeo portato in quel di Giulianova. Sì, che dire, oggi i ragazzi hanno fatto una partita stupenda. Non so, il Chieti abbia tirato una volta solo in porta e abbiamo dominato la partita, abbiamo rischiato di fare più di un gol. Secondo me c'era anche un calcio di rigore abbastanza evidente, però siamo andati avanti, i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e quando pensavamo purtroppo di averla persa, lì ancora una volta il cuore di questi ragazzi ha fatto la differenza. E nemmeno i calci di rigore hanno riscaldato il presidente, ma davvero qui a Città Sant'Angelo stasera fa molto freddo. Mimmo Vernacotolo, direttore, lo dicevamo col presidente, ancora una coppa, che cosa certifica questa vittoria? Ma che stiamo rispettando quello che abbiamo detto all'inizio. Voglio dire pure, insomma, che oggi probabilmente, insomma, se c'era una squadra che doveva vincere, credo che i punti doveva vincere il Giulianova. Poi è stata una sofferenza immane, perché io i rigori, gli ultimi due nostri, non li ho visti, sapevo soltanto chi andava a batterli, però a raccontarli diventa complicato. Direttore, dopo una settimana un po' tesa, un messaggio che possiamo lanciare alla società sconfitta, al Chieti e ai tifosi del Chieti qual è? Ma un abbraccio fortissimo al presidente Trevisan, l'ho salutato, lui stava in tribuna con i tifosi, mi ha chiamato. Il Chieti sicuramente è una grande squadra, ci darà ancora del filo da torcere in campionato, l'ha dimostrato anche oggi. Io gli faccio tanti un in bocca al lupo e tanti cari auguri per ottenere i risultati che pure lui auspica. Benissimo, e allora noi lasciamo il direttore Vernacotolo e il presidente Bartolini, perché c'è una cosa importante da fare, cioè andare ad alzare la coppa al centro del campo. Ci vediamo tra qualche istante. Sta per essere premiato il Real Giulianova, prima naturalmente la carrellata per la consegna delle medaglie a tutti i calciatori e poi
la coppa, il trofeo a Federico Del Grosso, che abbiamo sentito qualche istante fa che la alzerà al cielo per la gioia dei tifosi giallorossi, tifosi neroverdi che pian pianino sono usciti dall'impianto, dal Leonardo Petruzzi. Abbiamo intercettato anche il presidente Trevisan, che però visibilmente triste ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, e poi all'interno degli spogliatoi contatteremo sicuramente mister Marino o il capitano Catalli per farci raccontare le impressioni di questa cocente sconfitta. I calci di rigore fa sempre male, perdere dal dischetto, ma d'altronde oggi doveva uscire una vincitrice, lo ricordiamo, è stato il Real Giulianova di Attilio Piccioni. Noi adesso liberiamo la nostra Maria Carannante, dal mio volto passiamo ai volti dei giocatori e poi la chiusura finale con le braccia al cielo, la coppa al cielo di Federico Del Grosso. Eccola qui la premiazione. All'interno degli spogliatoi con mister Marino, quanto è dura mandarla giù dopo i tiri dal dischetto? Molto dura per i tifosi, per i giocatori e per i tifosi, guarda, una roba veramente brutta da digerire, perché i giocatori hanno dato veramente l'anima, hanno consumato tutte le ultime energie che avevano. E i tifosi purtroppo non siamo riusciti a dargli questo, però hanno capito che questa squadra ha dato tutto con una squadra fortissima che ha qualcosa più di noi anche fisicamente, ma li abbiamo insomma fatti passare un pomeriggio non molto tranquillo, anzi in certi momenti della partita, anche se loro magari sulle occasioni sono stati un po' più concreti di noi, però in un certo momento della partita, nel secondo tempo, siamo stati anche padroni del gioco, giocando sempre la palla, non avendo mai paura, sempre a stare alti con la difesa per evitare che Tozzi Borsoi ci potesse andare in area a fare. Siamo stati veramente bravi, faccio dei grandi complimenti alla squadra, ai tifosi che hanno capito e hanno applaudito, e complimenti anche al Giulianova, che è una squadra forte. Come si resetta adesso, mister? Cioè come si riparte domani? Perché naturalmente si resetta che il Chieti è una squadra che sta facendo il massimo, non deve resettare nulla, deve continuare a fare questo, non c'è da resettare, deve andare, i ragazzi devono continuare a fare quello che stanno facendo, sta facendo il massimo. Io ti dico e ti ripeto che sono squadre che hanno 10 punti meno di noi, che non sono come organico inferiori a noi, e noi stiamo facendo un grande campionato. Se poi dopo si raccontano le favole, i giocatori si deprimono sempre, ma non si devono deprimere, stanno facendo alla grande, questo è il problema. Mister, siamo sotto, chiudiamo con una battuta, siamo sotto elezioni e in molti dicono se non si trova la maggioranza si torna a votare. In questo tipo di gare lei preferirebbe rigiocarle o chiudere così con i calci di rigore? I rigori fanno male, lo sai meglio di me, non è una bella cosa, perché poi dopo comunque entra l'emotività, però purtroppo il calcio è questo, è inutile che rigiochiamo, il calcio è la storia del calcio, dice che abbiamo perso dei mondiali ai rigori, noi comunque siamo un po' emotivi sui calci di rigori italiani in generale, però insomma questo è il calcio. Eccolo allora mister Piccioni, senza doccia mister, senza champagne, vedo i capelli composti. No, composti no, perché ce l'ho ricci, no vabbè, diciamo che veramente c'è poco tempo per festeggiare, i ragazzi meriterebbero tanti festeggiamenti, però dobbiamo già pensare alla partita di domenica prossima. Siamo condannati, diciamo, è una bella condanna, però siamo condannati a dover stare sempre sul pezzo. Mister, lei non lo dice mai, ma stavolta lo voglio dire io, cioè nel senso il sassolino tra virgolette me lo voglio togliere io.
partono pochi cori in suo favore dalla curva giallorossa, comincia ad essere un po' in credito nei confronti di chi tempo fa la contestava. No, assolutamente no, perché cioè, il compito mio non è così ricevere i cori dai tifosi, che fa sempre piacere. Il compito mio è cercare di dare un'organizzata a questa squadra, cosa che abbiamo fatto, e poi cercare di farla rendere al meglio possibile. Poi è normale che gli elogi fanno sempre piacere, ma tutto questo fa parte del gioco. 120 minuti di match duro, pesante, su un campo leggermente allentato, però queste sono quelle vittorie che fanno un po' cancellare la fatica, o sbaglio? Sì, a livello emotivo sì, però la fatica fisica sicuramente si sente. È normale che recupereremo sicuramente prima, perché si vive sull'ali dell'entusiasmo. Però diciamo che veramente oggi è stata una partita dura. Voglio fare i complimenti anche al Chieti, perché ha fatto una partita degna. Insomma, sono due squadre molto importanti, due società importanti. Spero di rivederli più presto possibile in categorie superiori. Due curiosità per me, una particolare, l'altra emozionante. La prima, fuori Orsini, dentro Abate, scaramanzia o perché no. Abate è più bravo di Orsini, o Orsini è meno bravo di Abate? No, diciamo che veramente sono stato in dubbio fino all'ultimo momento su chi far giocare fra Orsini. Dopo diciamo, ho cercato di mettere su una squadra che provasse a giocare da dietro in maniera più lineare, quindi Lennart dietro mi è servito a questo. È normale che per la legge dei fuori quota Orsini è andato in porta, che ha fatto una partita buonissima, però so che Gigi Abate è 2 anni che sta con me, so benissimo il valore di questo ragazzo, e avrebbe potuto anche non prendere nessun rigore, però meritava di far parte di questa finale. La seconda, l'applauso iniziale a Federico Del Grosso sotto la curva del Chieti. In una settimana forse tempestata da tante polemiche, l'inizio di questo match è stata una vera e propria emozione. Sì, ma questo è il calcio, cioè il calcio è fatto di queste cose qui. È normale che, ma fa piacere veramente che tifosi tifosi del Chieti riconoscono a Federico quello che Federico ha sempre dato in campo, sia con la maglia del Giulianova che con quella del Chieti. È un ragazzo che ha un cuore enorme, e quindi gli è stato tributato questo riconoscimento, e veramente sono contento per i tifosi del Chieti e per Federico. L'ultima per me, mister. Io ho visto un Francesco Di Paolo in una condizione fisico-atletica impressionante. Può crescere ancora, però, secondo Attilio Piccioni? Francesco è un ragazzo che abbiamo preso l'anno scorso e spero che con noi faccia un percorso lungo. Diciamo che nelle ultime settimane aveva giocato un pochettino sottotono, però è normale, nella natura delle cose. Noi nel mese di gennaio abbiamo fatto in 21 giorni abbiamo fatto 6 partite, quindi avere tutti i ragazzi al 100% tutte le partite è quasi impossibile. Quindi qualche volta gli ho dato un turno di riposo, tante volte ha giocato Vitelli perché meritava, quindi ho una rosa diciamo importante e cerco di giostrarla nel miglior modo possibile. Fino a che ora si festeggia e a che ora vi allenate domani? Io posso festeggiare fino a domani mattina, perché dopo la partita non riesco a dormire, quindi ho tempo fino a domani. No, a parte gli scherzi, sicuramente ci troveremo insieme e andremo a mangiare qualcosa, però domani è un giorno di festa, poi da dopodomani bisogna pensare al Miglianico, che sarà una partita difficilissima domenica. Grazie mister e ancora congratulazioni. E allora chiudiamo qui con la voce del mister vincente di Attilio Piccioni, che riporta l'ennesimo trofeo in quel di Giulianova, con i calci di rigore emozionanti, tribolanti, soprattutto per il Chieti e per i tifosi del Chieti. E il Giulianova è riuscito a riportare la Coppa Italia d'Eccellenza in quel di Giulianova.